Bentornati sul mio canale, sono Vince. Oggi parleremo dei filtri ND per DJI Mavic Mini ed in particolare quelli della Freewell e quelli della PGI Tech. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, attivare la campanellina per le notifiche e di mettere un like a questo video per farmi capire che sto facendo comunque qualcosa di utile per voi e per farmi sentire la vostra vicinanza. Per me sarebbe molto importante. Grazie. Chi mi segue su Instagram avrà già visto delle storie dedicate proprio a questi filtri. Abbiamo fatto anche un sondaggio, quindi se non mi segui su Instagram iscriviti, anzi seguimi anche su Instagram per vedere le anteprime che poi porterò su questo canale. Ma direi di iniziare subito il confronto tra questi due filtri ND. Partiamo quindi subito con la confezione. La scatola dei filtri PGI Tech è di forma quadrata ed è dotato di un coperchio magnetico e per aprirlo basterà semplicemente cliccare il fondo di questo pannello, si alzerà e in questo modo riusciremo a togliere il coperchio e a prendere i nostri filtri. Invece quelli della Freewell hanno un astuccio, diciamo così, di forma rettangolare. Anche questo ha un supporto magnetico che permette di tenere ben chiuso questi filtri e la fattura sicuramente è fatta veramente molto bene, quindi anche diciamo la parte esterna che racchiude i filtri è molto buona. L'unica nota che mi sento di dover comunque dire è che tra i due preferisco sicuramente quelli della Freewell, perché se li metto in una borsa faranno fatica ad aprirsi, invece quelli della PGI Tech se li metto in una borsa e magari qualcosa va a toccare magari proprio questo punto qui rischia di farlo aprire e potrebbe quindi poi aprirsi del tutto. Sicuramente non è una possibilità che succede tutti i giorni, però penso che può succedere e quindi l'ho voluto segnalare. Vediamo adesso la composizione dei due pack diversi, perché la gradazione dei filtri ND che vi è all'interno è totalmente differente. Cominciamo quindi dai PGI Tech, che hanno dei filtri che sono ND8, ND16, ND32, ND64, mentre quelli della PGI Tech hanno ND4, ND8, ND16 e un filtro CPL che è praticamente un filtro polarizzato. Come funziona un filtro CPL? Vi faccio vedere delle immagini che stanno magari scorrendo qui. In pratica vedete questa ghiera proprio qui sopra che va a girare e cambia appunto la polarizzazione, quindi la funzione che daremo al filtro. Infatti state vedendo da questo video che come giriamo la ghiera eliminiamo i riflessi da superfici vetrate ma anche da superfici d'acqua e cominciamo anche a dare un po' più di saturazione ad esempio al cielo. Guardate qui nel video come appunto cambia la saturazione del cielo. Quale dei due pack io preferisco personalmente? Sicuramente quello della Freewell, perché quelli della PGI Tech che contengono l'ND32 e l'ND64 secondo me sono dei filtri che noi andiamo ad utilizzare in maniera un po' più rara. Infatti il 32 e il 64 hanno bisogno veramente di tanta luce, ad esempio possiamo pensare a quella della montagna con il sole pieno magari sulla neve, lì c'è un gran riflesso e sicuramente un ND32 ci può aiutare. Un ND64 lo vedo ancora più di difficile utilizzo, però sicuramente ci sono delle situazioni in cui è comodo e pertanto io preferisco invece avere di contro un ND4 nella confezione, perché nelle giornate nuvolose sicuramente ci andrà ad aiutare a riuscire a tenere la regola dello shutter speed per i nostri video e lo riusciamo a utilizzare anche nelle situazioni migliori, no? Dove per girare dei video che
conosciamo tutti sono magari l'alba e il tramonto, ad esempio. Abbiamo anche quella che ci è venuta a trovare, forse perché si sentiva un po' sola. E parliamo dell'installazione, perché i due filtri sono molto semplici da installare. Hanno questi due piccoli aghetti che vedete qui, che vanno a infilarsi nella parte dietro del gimbal, e dopo, abbassando la lente, il filtro sulla lente va a fissarsi praticamente in maniera precisa sul gimbal. C'è da dire che tra le due versioni quello della Freewell va sicuramente meglio, e ho visto che fa meno fatica ad inserirsi e aderisce perfettamente alla lente. Quello della PJ Tech ho visto invece che bisogna fare un pochino di manovre, un po' più, insomma, forzarlo un pochino. Questa cosa mi è piaciuta meno, però insomma, con un po' di pazienza si riesce ad installarli sicuramente tutte e due in maniera perfetta. Non so sinceramente se sia un difetto dei filtri che ho io o di quelli della PJ Tech, però ve lo segnalo perché è quello che ho notato di differenza tra i due. Do per scontato che sappiate a cosa servono i filtri ND. Se non lo sapete e siete interessati a capire meglio come funziona il tutto, vi invito a guardare qui in alto nelle schede un video che ho pubblicato qualche tempo fa, che ha avuto molto successo tra i miei iscritti e non. È stato molto seguito e tanti mi hanno ringraziato, e per questo ne sono molto felice. Quindi, se ancora non sapete il funzionamento di questi filtri, andatelo a vedere, perché secondo me vi potrà essere molto utile. Mettiamo un attimo da parte quello e la lasciamo qui. Di cosa si occupano questi filtri? In pratica, andando a mettere questa lente più scura e tenendo dei parametri di shutter speed impostati al doppio degli fps in cui noi andiamo a registrare, andiamo ad ottenere un effetto di motion blur un po' più cinematografico, che sicuramente alla vista di chi va a guardare il nostro video è più piacevole. Vi faccio vedere due differenze. Ho fatto un video mentre saluto con la mano, veramente molto semplice, senza filtri e con filtri. Andiamo a vedere senza filtro la mia mano quando faccio un fermo immagine. La state vedendo magari in questo momento, è praticamente immobile, ferma, senza scie. Se vado a fare invece un fermo immagine del video che ho registrato con il filtro ND applicato, vedete che la mia mano invece ha una sorta di scia. Ecco, questo praticamente è quello che succede ai fotogrammi del nostro video quando andiamo a mettere questo filtro ND. Il tutto sarà un pochettino più tra virgolette sfocato, ma non per questo non nitido. Attenzione, non è la stessa cosa, è un po' sfocato, darà quel senso di movimento in più e renderà meno scattosi i vostri video, che a volte qualcuno mi chiede anche come mai i miei video scattano molto. Potrebbe essere problema della scheda SD. In realtà non sempre, anche se comunque la scheda SD può essere un problema, ma non sempre dovuto a questo, ma è dovuto a tempi di scatto veramente molto molto alti, e quindi tendono a rendere tutti i fotogrammi composti negli FPS molto molto freeze, molto fermi, e questo dà un effetto non proprio gradevolissimo. Veniamo ora alla qualità dell'immagine. Entrambi i filtri montati sulla fotocamera del Mavic Mini rende un'immagine sicuramente buona. Non noto dei peggioramenti rispetto all'originale, e unica cosa che devo segnalare, ma veramente poca roba, è sui filtri PJ Tech, dove vedo una piccola dominante viola. Probabilmente non la vedrete nemmeno nel video che vi sto postando qui di confronto, ma proprio perché secondo me non è così accentuata. Ci sono invece tanti altri tipologie di filtri che sono anche meno costosi, magari che costano una ventina di euro, che invece mi hanno detto, non solo questi per Mavic Mini, ma l'ho usati anche su altri droni, rendono l'immagine veramente poco utilizzabile e bisogna impazzire un po' in post produzione. Con questi invece l'immagine sembra già buona, lo state vedendo praticamente da voi guardando i video. Fatevi anche voi un'idea e magari scrivetemi nei commenti se notate le differenze, se non le notate, insomma fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto. Ho fatto anche un paio di foto, ringrazio per questo Ettore che magari sta guardando questo video e saluto, perché mi ha fatto venire lui l'idea dicendomi di provare ad inserire anche un confronto fotografico su questi filtri. Io ho fatto questo confronto, vi faccio vedere le due immagini, praticamente sono molto simili, non è anche qui, anche in questo caso, se andiamo ad ingrandire la foto e andiamo a vedere i particolari, non viene peggiorata l'immagine, ma anche qui noto una piccolissima dominante violacea, un po' come nel video di prima. Questa purtroppo ve la devo segnalare, c'è, ma stiamo parlando veramente di poca cosa.
C'è da dire che per le fotografie non uso molto i filtri ND normali, perché secondo me, a meno che non usiamo dei filtri ND ad alta gradazione, ad esempio a partire da un 256 o un 1000 o un 2000, che permettono di ridurre molto i tempi di esposizione e di poter andare a creare degli effetti particolari come le scie delle luci delle macchine, oppure quell'effetto seta, tra virgolette, viene detto così, dell'acqua, che rende tutto un po' più particolare. Se non sai di cosa sto parlando, vai a vedere il video che ho preparato con il filtro 256 del Mavic Air 2 per farti capire cosa si può fare con un filtro a una gradazione maggiore. Discorso diverso è se utilizziamo un filtro polarizzatore, e allora lì sì che potrebbe aver senso utilizzarlo in fotografia, perché andiamo col polarizzatore a cercare di eliminare magari i riflessi e di saturare un pochettino più i colori, un po' come vi ho fatto vedere prima con il filtro CPL, appunto un polarizzatore che esce nella confezione dei filtri free. Un'altra cosa da segnalare, questo me l'hanno scritto sul mio gruppo Facebook alcuni miei iscritti, e anzi in verità due miei iscritti, Tommaso, che saluto perché anche lui è molto attivo sul mio gruppo, mi ha segnalato che installando questi filtri il suo gimbal cominciava a tremare parecchio, quindi era praticamente inutilizzabile. Devo dire, l'ho utilizzato veramente per un bel po' di tempo, ho fatto 5-6 batterie almeno con ogni filtro, e per fare appunto tutte le mie prove, e io non ho mai visto questo problema di vibrazione. Non so se questi filtri, gli ultimi che stanno uscendo, sono aggiornati e magari non presentano più questo problema, però vi devo segnalare che qualche utente mi ha riferito anche questa cosa. Io non l'ho riscontrata, quindi potrebbe essere che le nuove partite di filtri che sono in produzione adesso vadano molto meglio rispetto a magari quelli che c'erano prima, o addirittura un aggiornamento firmware che c'è stato ha risolto anche questo problema. Non lo so. Magari se anche voi avete questo problema, per favore scrivetemelo qui sotto nei commenti, anche per capire e confrontare un po' con tutti i miei iscritti, che poi dopo andranno anche a leggere i commenti per farsi un'idea migliore. Parliamo quindi di prezzi. Su Amazon oggi i filtri della PJ Tech costano 69,90, quindi 70 euro, i Freewell vengono 59,90, quindi 60 euro, abbiamo uno stacco di 10 euro. Vi starete chiedendo quindi: ma qual è quello migliore da utilizzare tra i due? Io una mia idea ce l'ho, è mia e personale, e forse l'avete anche intuita. Io preferisco quelli della Freewell. Uno, perché sono secondo me costruiti in maniera migliore, vanno inseriti meglio sul gimbal, e anche perché il set che vi è all'interno della confezione da 4 credo sia quella migliore per me, perché è quello che magari, per quello che devo fare io. Quindi io preferisco avere un 4, 8, 16 e un polarizzato piuttosto che un 8, 16, 32 e 64. Però ripeto, parere assolutamente personale, magari per voi che guardate questo video avete più bisogno di un 32 o un 64, quindi fate praticamente la vostra scelta, tenendo anche conto che comunque 10 euro in più costano quelli della PJ Tech, e magari risparmiando quei 10 euro potrete andare poi a comprare anche allo stesso prezzo un filtro in più, ad esempio un filtro ND 1000 o un ND 2000 che vi porterò sul canale nei prossimi giorni, perché praticamente mi sta arrivando, per poter poi andare a fare delle foto a lunga esposizione. Spero che questo piccolo e breve confronto vi sia stato utile per capire cosa è meglio per voi, se ha anche senso acquistare questi filtri oppure potete lasciarli tranquillamente senza filtri, perché chiaramente sono tutte cose in più da impostare, insomma diventa tutto un po' più macchinoso, ma per chi cerca veramente quella qualità in più sui video, a questo punto consiglio veramente l'acquisto. Vedete voi, Freewell o PJ Tech, in base un po' a tutto quello che vi ho detto. E ovviamente in ultimissima battuta voglio fare una precisazione, perché avevo comunque postato tempo fa un video dove dicevo di non comprare i filtri ND per il Mavic Mini, ma faceva riferimento a un periodo in cui il Mavic Mini non aveva l'aggiornamento firmware che consentiva di tenere impostato l'ISO al valore che vogliamo noi e lo shutter speed ovviamente di modificarlo, e quindi essendo tutto automatizzato secondo me non era la scelta ideale. Adesso invece che tutti i parametri si sono sbloccati e possiamo tranquillamente andarceli a settare come vogliamo, a questo punto allora ti dico: se vuoi fai la scelta e compra questi filtri. Vi ringrazio tutti per essere restati con me fino alla fine di questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!